Ciao a tutti, buongiorno. Allora, oggi finalmente riempio l'armadio, però prima di riempirlo, appunto, volevo farvi vedere dentro, come l'abbiamo, distribuito, insomma, per così dire, ancora vuoto. Allora, questa è la parte di Roby. Lui ha lasciato una mensola in alto, poi qua per appendere. Qui si è lasciato due mensole e tre cassetti per l'intimo, insomma. E, tra l'altro, noi stiamo pensando di togliere il comò quando sistemeremo la stanza definitivamente, quindi però casomai farò un video a parte. E questa è sempre un'altra parte per lui, quindi un'altra mensola alta, ancora per appendere o giacche o camicie, e qui si è lasciato per i pantaloni suoi. Questa invece è la mia parte e anch'io mi sono lasciata una mensola alta per magari le cose che utilizzo meno, poi per appendere e poi qua tre mensole e in basso ho pensato appunto mettere dei cesti in modo da sistemare alcune cose o piegate o arrotolate, insomma dopo vedrò come mi funziona meglio. Poi qua invece per appendere abbiamo messo il bastone insomma un po' più alto e qui mi ero dimenticata l'altra volta, avevo già sistemato le giacche, appunto le giacche invernali o comunque quelle primaverili e visto che qua c'è più spazio ho pensato mettere anche i vestiti visto che sono un po' più lunghi. Invece in questo ripiano pensavo appunto mettere le borse, quelle che appunto non utilizzo e magari di frequente, le tengo qui in modo più ordinato. E qua alcune cose insomma che si utilizzano meno. E ho pensato di mettere anche la mia crema, quella per il corpo, visto che appunto mi cambio quasi sempre qui in camera. Qui vi faccio vedere invece, avevo fatto selezione anche di gioielli, bijou, insomma, queste cose qua. E quindi così, questo è tutto un po' più ordinato, un po' più appunto sistemato. E qua invece ci sono i miei tre cassetti, per il momento li ho riempiti così con l'intimo, quindi vabbè, insomma, niente di nuovo, vi faccio giusto vedere come ho sistemato momentaneamente le cose. Anche qui per i cassetti stavo pensando che magari in un secondo momento quali cose appunto magari più sportive per la bicicletta, insomma per il mare, la piscina, eccetera. E magari appunto adesso ho sistemato così perché è quello che ho in casa, no? Come contenitori e quant'altro. E dopo appunto vedendo cosa realmente mi serve, potrò magari anche comprare altre cose all'IKEA anche per i cassetti per dividere le cose. Qui ho nel letto appunto tutte le mie cose. Allora, qua ho già messo i pantaloni nelle grucce, lì ci sono delle camicie che appunto non avevate visto perché in realtà sono camicie che appunto utilizzo, per cui dovrò semplicemente appendere e niente, quindi andiamo a sistemare tutto nell'armadio e vedere un attimino appunto che sistemazione dargli. Allora, le camicie stavo pensando di sistemarle dalla più chiara alla più scura, mettere quelle manica lunga prima e mettere quelle più estive, insomma, dopo. Andiamo a vedere. Camicia da montagna che però appunto tenevo appesa, quindi per il momento la lascio lì insieme alle altre. Stavo pensando mettere anche i pantaloni, quelli che ho appeso appunto in questa gruccia. Metterò anche questo completo di gonna e giacca. Visto che questo ripiano è un po' sacrificato perché appunto lo spazio è ridotto, stavo pensando di mettere qui le cose per stare in casa, no? Quelle che utilizzo per stare in casa, separarle, mettere dietro quelle estive che appunto in questo momento non utilizzo e qui mettere quelle invernali che sono quelle che utilizzo in questo momento. E qua vicino mettere anche, fare la stessa cosa per i pigiami, per cui mettere i pigiami, quelli estivi dietro che utilizzo meno e quelli invernali metterli qua davanti. Stessa cosa stavo pensando per le cose prettamente estive come queste canotte che sicuramente d'inverno non utilizzo, le metterò qui dietro e davanti invece metterò i maglioni, quindi qua ho pensato mettere quelli un
un po' più colorati e qui metterò quelli dei colori un po' più smortini, in modo che così quando viene l'estate magari faccio il giro, sposto i maglioni indietro e non sono chiaramente più impilati in file da non so 10 maglioni, bensì semplicemente così da 4. E nel ripiano più in basso stavo pensando di mettere i coprispalle, che generalmente non si utilizzano d'inverno, però può capitare. Poi queste magliettine magari un po' più leggere, che sono sempre utili d'inverno, e poi le magliette che comunque può capitare anche d'inverno di utilizzare sotto per andare in montagna o indifferente, insomma, in altre occasioni. Adesso vado a riempire i cesti. Allora, in questo ripiano più basso stavo pensando di mettere le cose della corsa e stavo pensando appunto di metterle arrotolate, perché tanto sono indumenti che non sono delicati, e quindi sistemarle via via i pantaloncini più corti, quelli tre quarti diciamo, e dopo appunto quelli lunghi, e da questa parte sempre arrotolate anche le canotte e le maniche lunghe. In questo spazio invece metterò i miei pantaloni da montagna. In quest'ultimo cesto ho pensato mettere i miei jeans piegati e anche tenere qui qualche fuseau o leggings, insomma, che posso tenere arrotolato, e da questa parte invece tenere le cose più estive, quindi fuseau o leggings che utilizzo durante la primavera e anche qualche pantalone appunto che utilizzo durante l'estate. Bene, l'armadio è sistemato, quindi riassumendo, per il momento ho messo le camicie a sinistra, camicie manica lunga, dalla più chiara alla più scura, poi ho messo le camicie estive e qualche top estivo che prima tenevo piegato perché non avevo spazio, pantaloni, mi mancano le gonne da appendere perché appunto non ho le grucce adatte, quindi devo sicuramente acquistarle. In questo ripiano che è un po' più stretto, quindi un po' più sacrificato, ho voluto mettere le cose che utilizzo per stare in casa e i pigiami. In questo secondo ripiano invece ho messo i maglioni e dietro ho messo i top prettamente estivi, quindi quando verrà l'estate li metterò nella parte, li passerò davanti. E poi in questo terzo ripiano ho messo invece magliette manica corta, qualche maglia più leggera manica lunga e i coprispalle. Invece qui in basso ho messo nel primo cesto i jeans e i leggings e anche qualche pantalone, insomma, estivo e leggings estivi, e poi ho messo nell'ultimo cesto le mie cose da corsa, quindi i top, le maglie manica lunga e anche poi i pantaloncini. Bene, per oggi è tutto. Se avete consigli, suggerimenti per aiutarmi a migliorare l'organizzazione del mio armadio, non esitate a lasciare un commento, io ne sarei veramente felice. Vi auguro una splendida giornata, qui c'è un sole meraviglioso, spero anche dalle vostre parti. Un bacione e al prossimo video. Ciao!